Buonasera, per quanto rammarico c'è per una partita che insomma, la Paganese ha condotto abbastanza bene, però alla fine è stata decisa da un grado di sistema. C'è tanto rammarico perché tutti ci davano per spacciati alla luce del risultato del Benevento contro la Casertana, però abbiamo dimostrato ancora una volta che non siamo inferiori a nessuno. Penso che oggi sia stato ancora di più lampante. Loro hanno fatto un gol da un tiro da fuori area, hanno avuto qualche occasione, ma è sempre la capolista. Però se tiriamo le somme possiamo essere contenti, andare a pensare alla partita di mercoledì con fiducia e fare più punti possibili prima per salvarci, perché ce lo meritiamo e poi dobbiamo pensare a divertirci. Scissé nel primo tempo ha creato grossi problemi, si è messo tra le linee della difesa della Paganese e ha creato veramente qualche scompiglio, siete andati un po' in bambola, almeno nei primi 20 minuti. Ha fatto gol, ho visto solo che ha fatto gol, poi qualche sfondo, qualcosa, ma il risultato è dalla sua parte, quindi va bene. Lei dice così, io non la vedo così. Sicuramente è un giocatore importante, valido, fisicamente si fa valere. Però ripeto, a parte il gol, forse ha fatto il colpo di testa, però che dire, l'ha segnato, vinto, quindi buon per lui. Ciro, devo fare una domanda. C'è stato un momento della gara in cui avete provato ad alzare il baricentro, a spingere, però c'è stato sempre qualche errore di troppo negli ultimi 10 metri. Un calo fisico, un calo mentale? No, noi siamo una squadra che gioca a calcio e cerca di giocare palla a terra, per come siamo strutturati. E oggi forse qualche volta abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, cosa che nelle altre partite ci riusciva sempre. Però l'idea di cercare sempre di imporre il nostro gioco, di non allungarci, penso che si sia visto. Poi va bene, in finale siamo andati tutti avanti, era un po' saltando tutti gli schemi. Abbiamo avuto anche due occasioni del fuorigioco di Guerri, che è da vedere, però ripeto, possiamo uscire a testa alta da questa partita. Ciro, è innegabile una Paganese un po' meno brillante nel gioco rispetto alle altre apparizioni. Sì. Sarà meglio anche dell'evento, però cosa deve cambiare o cosa deve ritrovare a rischio quella partita forse più importante per quello che serve la Paganese per raggiungere la salvezza, è una diretta cioè sì. Dobbiamo ritrovare la vittoria, quella è la cosa più importante, però ripeto, cioè, l'idea di gioco, di non snaturarci, c'è stato, dobbiamo cercare di imporre quello che proviamo in settimana, perché il mister, come già detto altre volte, su questo punto di vista è bravissimo, prepara la partita nei minimi particolari, nei minimi dettagli. Anche a Cosenza, il mister di Cosenza ha dichiarato che si è trovato spiazzato perché abbiamo cambiato molto. E oggi, ripeto, abbiamo fatto una buona gara, però a Ischia dobbiamo fare assolutamente punti e prendere il continuo pieno, perché è importantissimo.